Sì, intanto faccio i complimenti all'organizzazione e anche al fatto che si approfondiscono temi che appunto sono del futuro, che riguardano anche in questo caso le mie deleghe. Si parte dall'ambiente per creare un mondo più sostenibile, più pulito, e si utilizzano nuove tecnologie che tanti anni fa magari non si pensavano potessero essere utilizzate, tra cui l'elettricità. Oggi ci permette di avere un'energia pulita che viene dalle fonti di energia rinnovabili, quindi dal sole, dall'acqua per l'idroelettrico, ma anche dall'eolico, e quindi possiamo oggi sviluppare un settore che sta nascendo, sta crescendo e sicuramente potrà essere un settore del futuro. Quindi come Regione Piemonte noi mettiamo a disposizione dei fondi affinché i privati possano sostituire magari le auto vecchie o anche quindi comprare delle auto più sostenibili come l'elettrico o l'ibrido, e dall'altra parte creare anche un'infrastruttura, perché noi dobbiamo fare in modo che cresca tutto in maniera univoca e che sia un'agevolazione per chi ha questo tipo di automobile e non si trova invece da solo magari a raggiungere punti lontani per fare una ricarica. Io credo che nei prossimi anni si possa avere veramente una realtà importante e il Piemonte vuole fare la differenza anche a livello non solo italiano ma a livello europeo. Noi ci crediamo e metteremo a disposizione, oltre le nostre competenze e la parte dell'istituzione, ma anche numerose risorse, soprattutto a partire dal 2020.